La solitudine in barca è una delle cose che ti fa stare meglio. Non avere l'idea di colloquiare con nessuno, di avere qualcuno che ti può dire stai facendo bene o stai facendo male, di dire quello che vuoi nella tua mente, dico, secondo me è una delle sensazioni più belle che per una persona che non lo ha mai provato, per lungo tempo parliamo, perché dico, di solito una giornata del pescatore come la mia inizia alle 4:30 del mattino e finisce alle 11:30, mezzogiorno. Non è una cosa che tu ti devi dissociare dagli altri. Però, secondo me, quando sei in barca da solo a mare, è il tuo mestiere, è una cosa della tua passione, è quello che secondo me ti fa compagnia, ti fa stare bene. Se sono con le barche a turisti, voglio andare a pescare. Mi manca quel modo di vivere, stare, ne so, con la puzza di pesce sporco sulla barca, prendere un gambero da terra e mettermelo in bocca. Diciamo, una quotidianità che chi è abituato a stare da solo in barca, quando non ce l'hai ti manca. Quando poi sono con la barca da pesca, questo diciamo è un difetto dell'uomo in genere che non è mai contento, sono stanco perché tutte le mattine ti alzi alle 4. Mi piacerebbe poi tornare a portare turisti, quindi la prima cosa in assoluto è che devo stare a mare obbligatoriamente. Però la sensazione che hai di quando vai a pescare non ha niente a che dividere con tutt'altra cosa quando esci per fare un'escursione e passare la mezza giornata ricreativa. Diciamo, quello è completamente diverso. Quello che mi manca in realtà è andare a pescare, quello sì. Come in questo momento che non ho la barca perché al cantiere, però preferirei essere a mare a pescare anziché stare qui a cucire la rete. Questa ti ferma il tempo perché siamo abituati a correre e stare qui fermo giornate intere a cucire, le mani si muovono e la testa resta bloccata in un posto e non, diciamo, al giorno d'oggi non funziona più così. Diciamo che ti fa riflettere, va? Ma possiamo, dobbiamo riflettere poco adesso, perché se ci pensi troppo alle cose diventa un problema. Diciamo che il mare ti dà questa possibilità, che non tutti i giorni sono mai uguali, che un giorno è bello, un giorno è brutto, un giorno non prendi niente, un giorno riempi la barca di pesci, un giorno rompi tutto, un giorno non fai danno, un giorno il mare è calmo, un giorno è increspato. Paura solo una volta quando sono rimasto senza carburante nella barca e diciamo che invece di andare verso terra andavo verso fuori, non mi funzionava il telefono, non avevo un baracchino. Quindi di quelle giornate proprio storte storte, mi ha salvato una nave passeggeri che andava a Stromboli. Diciamo l'unico giorno che ho avuto proprio un po' di depressione, di depressione è stata quella, ma non era il pensiero perché mi aspettavano a casa e non potevano comunicare. Poi per il resto diciamo io ero bello tranquillo perché avevo l'acqua, il pesce a bordo c'era ma lo potevo mangiare crudo, quindi.